Ciao a tutte ragazze! Allora, in questo video vorrei un po' continuare il discorso iniziato nel video precedente, che era un video haul, e come vi avevo detto in conclusione di quel video, preferivo un po' suddividere il video onde evitare appunto di far diventare una cosa lunghissima un video haul. Cosa che non mi piace mai troppo fare. Allora, quindi vorrei ripartire da dove ci eravamo lasciati e poi eventualmente farvi vedere qualcosina in più. Sono video che non so mai se fare o non fare, ma poi alla fine vedo che piacciono sempre, quindi dico perché non farli? Allora, voglio iniziare questo video finendo di farvi vedere i prodotti acquistati in saldo da Sephora. E quel video a cui mi riferivo è il video precedente, appunto, se non siete ancora andati a vederlo e volete andare a dargli una sbirciatina, è quello che si chiama All Sephora. Saldi Sephora, una cosa del genere. E allora avevo preso in saldo ancora due ombrettini. Questo ricordo ancora anche quando era uscito e quando appunto veniva venduto chiaramente a prezzo pieno, ed è il Tropical Blue numero 09. E no, ve lo faccio vedere velocemente, ragazze, scusate se questi due non ve li swatcho, a parte che sono ancora chiusi. Questo è totalmente opaco, credo, come colore, ed è questa combo bellissima di verde e blu, che sono sempre i miei due colori preferiti. Questo me lo sono aggiudicato senza proprio pensarci due volte, perché l'ho trovato a 3 euro, e quindi era un prezzo che sicuramente a prezzo molto molto lontano da quello che era il prezzo pieno. E poi un ombretto cotto che ho anche notato esiste ancora nella collezione permanente di Sephora, e questo è il numero 4. Metti a fuoco, intanto vi dico che si chiama Dusk Till Dawn, il numero 4. E gli ombretti cotti invece, anche quando vengono messi in saldo, hanno sempre un prezzo un po' più alto. Questo qui l'avevo pagato 7,90. E poi uno smalto dell'Oreal. Questi, se non mi sbaglio, erano quelli venduti in insieme alla collezione Vogue. Comunque questo è il numero Mystic Blue, è scritto piccolissimo, ragazzi, ma mettiamo alla prova le capacità di questa fotocamera, che però in quanto a mettere a fuoco devo dire che non è niente male. Mystic Blue, vedete il numerino sotto, 809 Mystic Blue, che in realtà è una bella via di mezzo. Forse però questa la fotocamera non lo mette a fuoco, ma è una bellissima via di mezzo tra un blu notte e un viola, è un viola scuro, un blu viola molto molto bello. Per quanto riguarda gli acquisti da Sephora, abbiamo finito. Questo è un campione che mi è stato dato sempre da Sephora, di Tint Miracle di Lancôme, che sono riuscita a ottenere sempre grazie al sito Campioni Omaggio Gratuito, di cui vi avevo citato anche nello scorso video. E che, se non sapete di cosa parlo, andate sempre a sbirciare l'altro video dove parlo dei saldi, e così capite meglio di cosa parlo. Comunque è un sito, detto molto velocemente, è un sito grazie al quale riuscite magari a scaricare dei coupon, o anche semplicemente a richiedere dei campioni omaggio. Il più delle volte dovete andare a richiederli voi comunque in negozio, non sono campioni omaggio che vi arrivano a casa, però comunque è sempre una buona occasione per testare magari cose nuove o cose che non avete mai avuto occasione di provare. E benissimo, allora cambiamo un po' argomento. Allora, vi ricorderete forse l'anno scorso avevo fatto un post sul mio blog in seguito alla mia gita al Cosmoprof,
dove avevo fatto la conoscenza di questa linea. E avevo poi fatto un post sul blog riguardo proprio questo struccante micellare. La marca è la B-Lift ed è una marca distribuita dalla stessa azienda che si chiama Equilibra. E la linea si chiama B-Lift, l'azienda si chiama Sirio, però ripeto è sorella, gemella, in un certo senso comunque vicina, molto vicina come stabilimento, perché il stabilimento è lo stesso che lo distribuisce, a quella all'Equilibra. E io avevo parlato molto bene di questo struccante micellare che si presenta in questo flacone, sono 125 ml ed è un detergente che appunto si rivolge, avendo appunto caratteristiche e ingredienti anche anti-aging, si rivolge molto diciamo più spiccatamente alle pelli mature. E ne avevo parlato molto bene perché mi piaceva e continua a piacermi tantissimo come strucca. È uno struccante che va benissimo sia per il viso che per gli occhi, e una consistenza che sta a metà strada tra un'acqua e un gel, e strucca davvero bene. L'inci non è verde, non è un inci propriamente ecobio. Però ci mettono molta buona volontà, nel senso che comunque è un prodotto privo di alcol, privo di allergeni, guardate, io vi faccio vedere, è cruelty free ed è testato da sostanze, libero da sostanze quali nickel, vedete, cromo, cobalto, arsenico, cadmio, mercurio, eccetera, eccetera. Quindi non parliamo di un prodotto ecobio. Volevo farvi vedere anche l'inci, ma dov'è? Eccolo qui, vediamo se riesce a mettere a fuoco, così intanto mentre ve ne parlo gli date un'occhiata veloce. E comunque mi piace davvero come strucca. Mi ero però lamentata non è la parola giusta, mi chiedevo alla fine del post dove poter trovare in vendita questi prodotti, perché questo prodotto io lo avevo ricevuto in omaggio proprio dall'azienda stessa per poterlo testare, e quindi in seguito a quello avevo fatto la mia recensione. Mi chiedevo però dove poter trovare, una volta finita questa confezione, dove poter trovare in vendita questi prodotti, e perché appunto non li trovavo da nessuna parte. Con mia grande sorpresa, finalmente pochissimo tempo fa, in una delle mie recenti visite nella parfarmacia, dove generalmente vado, dove generalmente mi fornisco, finalmente li ho trovati in vendita, e di conseguenza poi non li ho visti in una parafarmacia sola, ma li ho viste in tutte le farmacie, le parafarmacie che hanno appunto prodotti. Anche si occupano anche di cosmesi, per fortuna in più parafarmacie del circondario, del torinese e zone limitrofe. E quindi ho acquistato un'altra confezione, ovviamente, di questo detergente micellare. Ho trovato anche queste salviette, che sono sempre della stessa casa. Queste sono salviettine detergenti struccanti, e le ho trovate a 2,90 euro per 25 pezzi. Lo struccante, che credevo costasse una schioppettata, in realtà mi ha stupito, diciamo, abbastanza positivamente, in quanto pensavo fosse molto molto più costoso, e l'ho trovato a 13,90 per 125 ml. E da qui la grande sorpresa è stata che in seguito all'acquisto del solo struccante ho avuto in omaggio questa palettina di ombretti cotti, che è sempre della linea Sephir, perché chiaramente questa azienda non fa solo prodotti di skincare, ma fa anche
ha anche una linea di make up, la linea appunto si chiama Sephir, e sono stata omaggiata di questa bellissima palette, ve la faccio vedere, di ombretti cotti. Sono ombretti cotti, i toni sono molto, diciamo, naturali, sono ombretti shimmer, non sono opachi, ovviamente usati da bagnati hanno una scrivenza molto molto maggiore, però quello che mi ha stupito oltretutto, che mi ha lasciato anche piuttosto senza parole, è che questa palettina ha in realtà un prezzo di vendita di 26 euro, e quindi niente, vabbè, per chiudere il discorso, sono stata finalmente contenta di aver finalmente trovato questi prodotti, che insomma, di cui ho avuto modo di parlare l'anno scorso e che non avevo modo di trovare. Poi sono stata da Yamamei, come si può pronunciare, girovagando per il centro commerciale, mi sono imbattuta in questo negozio che io ho sempre conosciuto come un negozio che vende intimo, e di cui sinceramente non sono neanche cliente, perché credo di non aver mai comprato niente da questo negozio. Però ovviamente ha attratto la mia attenzione il fatto che anche loro hanno la loro linea di make up, e la cosa mi ha fatto molto piacere. Ho preso 3 ombretti cotti. Allora, questo è il numero 03, Precious Stripes, eccolo qui, Precious Stripes, ed è questa combo di, vediamo se vi faccio, di questi vi faccio uno swatch veloce. Allora, verdone, un argento che è più glitter che altro, e questo viola glicine, che però da qui non vedo molto molto messo a fuoco. Vediamo se ve lo swatcho qui. Allora, sì, il colore centrale, ragazze, è abbastanza scandaloso, almeno visto da asciutto così non mi sconfinfera molto. Ecco qua, adesso sono davanti alla luce, quindi abbiate pazienza. Verdone e questo viola, e il colore centrale, magari, boh, provato bagnato, forse è più interessante, ma come del resto la maggior parte degli ombretti cotti, molte volte da asciutti non danno proprio il meglio di sé. Questo è il numero 404, Tropical Sea, e questo, vabbè, è un tripudio di colori estivi. Questo è una combo tra un verde e un turchese. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo verde è piuttosto chiaro, lo mettiamo qui, eccolo qui. Poi invece il turchese, dove ve lo faccio vedere? Allora, ho pulito uno, ecco qua, questo è un turchese un po' più carico, e ve lo faccio vedere qui. Ecco, vedete, questo è un po' più carico. Sì, sono ombretti, questa è una combo molto estiva, eh? Ok, e poi concludo con il Purple Brownie, che è il numero 05, ed è, eccolo qui, ed è invece, questo l'ho anche già utilizzato, questa invece è una combo tra un taupe a riflesso vagamente viola, un beige sempre molto molto glitterato e un viola più prugna, diciamo, più melanzana. Ecco, e l'ultimo colore, e ve l'ho voluto swatchare da bagnato, ve l'ho voluto applicare da bagnato perché da asciutto non riuscivo a rendere nulla. Sono colori molto belli, molto brillanti, però ho paura che vadano meglio, cioè funzionino molto meglio se utilizzati bagnati. Vedete, questo è il numero 05, vero? Sì,
Purple Brownie, che è quello che vi ho fatto vedere per ultimo, vedete? Ed è un top e un viola più questo, diciamo, più questa parte, diciamo, chiara, super glitterosa. Guardate i pezzi, ci sono proprio i pezzi di glitter anche un po' grossolani, e quindi bisogna solo fare attenzione a utilizzarli, ma diciamo che è piuttosto improbabile che io utilizzi la parte centrale, se non proprio veramente a piccole dosi. E questi erano gli ombrettini della Yamamei. Vediamo un po' come si comporteranno, ma penso che sia piuttosto necessaria una buona base per renderli, per far dar loro il meglio di sé. E poi sono stata un po' di tempo fa a Firenze per motivi di spettacoli, insomma giri vari, e quindi anche lì, come non approfittarne? In realtà abbiamo dovuto fare una spedizione, io e le mie compagne di avventure, una spedizione piuttosto veloce alla ricerca delle unghie finte per il chitarrista. E voi direte, ma che gente frequenti? No, è che in realtà i chitarristi di flamenco spesso e volentieri si applicano sulle loro unghie delle unghie finte, perché ovviamente non usano il plettro ma usano proprio le unghie per pizzicare le corde, e quindi noi abbiamo i chitarristi che fanno molto uso di unghie finte. Il nostro chitarrista era rimasto senza e quindi ha incaricato me di andargliele a cercare, e ovviamente poi in compagnia con un'altra mia compagna appassionata di queste cosette, figuriamoci, ci siamo perse nei meandri dei vari espositori di unghie finte. Se non che sono capitata per la prima volta nella mia vita, perché voi sapete che a Torino non esistono grandissime catene tipo Acqua e Sapone. Un Acqua e Sapone in realtà esiste, ma è molto lontano da dove sto io, e tutte altre catene di cui sento parlare non esistono. Invece a Firenze mi sono imbattuta in un negozio Tigotà, e quindi c'è stata la mia grande prima volta da Tigotà, quindi sembravo i cani quando li sguinzagliate nel parco e dopo magari una giornata chiusi in casa, e quindi io insomma, uguale. E dove ovviamente ho trovato in primis le unghie finte per il chitarrista, e io ho trovato innanzitutto questo nuovo mascara dell'Oreal, il Miss Manga, questo effetto ciglia manga, che appunto ho già anche testato e che vi dirò, mi piace, ma da solo non mi dà proprio l'effetto che vorrei, perché le allunga, sì, le rende molto, molto nere, molto tutto quello che volete, molto manga appunto, ma non le volumizza tantissimo. Per dargli un effetto di ciglia volumizzate lo devo mescolare come al solito ad altri mascara che hanno altri scovolini. Ve lo faccio vedere. Allora, quello che mi piace però è che vedete, ha questo scovolino conico che, terminando in un modo piuttosto terminando così, con la parte, diciamo, più sottile da una parte, permette anche alle ciglia, diciamo, interne di essere raggiunte facilmente senza che voi vi facciate troppo male, cosa che può succedere con gli scovolini un po' più cicciotti. Io non ho molto problema, cioè nel senso, abbastanza dimestichezza anche se lo scovolino è cicciotto dall'inizio alla fine, però comunque sicuramente ci va un po' più di attenzione. Questo qua, diciamo, è un po' più ergonomico, diciamo così, e quindi raggiunge molto più facilmente anche le ciglia inferiori, quelle più piccoline, senza darvi grossi problemi. Ma come effetto in sé, diciamo che è un effetto che sì, mi piace, ma non, da solo non è quello che proprio io cerco, diciamo, in genere in un mascara. Ho messo anche una
la video recensione veloce di Clio sul mio canale, sulla mia pagina Facebook, e devo dire che sono abbastanza d'accordo anche con quello che dice lei, e quindi mi sono trovata piuttosto vicina alla sua recensione. E poi ho preso una maschera, un mega bustone di questa maschera, la Mud, che è questa maschera all'argilla per pelli miste e grasse, e questa vale per 10 applicazioni, quindi ci siamo anche divertite a farci la maschera tra noi, diciamo tra noi compagne e compagne di danza, perché ce n'era per tutti, e ne è avanzato pure. E poi ho trovato questa marca che invece ho scoperto essere proprio una marca bio, che peccato io non sto ancora trovando dalle mie parti. E la marca è la Delidea, e ho preso queste due maschere, questi due tipi di maschere monodose. E ho preso questa prime rughe e questa qui, che invece è purificante, maschera viso. Questa è più una maschera di pulizia, diciamo, a base più argillosa forse, però questa invece deve essere forse una di quelle più cremose, più idratanti. E le proverò e poi magari vi dirò qualcosa. E questa marca Delidea è proprio una marca bio, vedete, e quindi con un inci veramente, guardate, vi faccio vedere l'inci di questa, vedete un po' se riuscite a leggere qualcosa. Ok. E poi termino con un altro acquisto fatto diverso tempo fa, un acquisto molto random, fatto invece all'Esselunga, un periodo in cui c'era una offerta piuttosto interessante su questi matitoni gloss della Deborah. Questo che ho io è il colore 06. È quello che indosso oggi. Mi piacciono molto questi matitoni perché sono molto, molto comodi da utilizzare, possono essere applicati anche quando siete in giro, non necessitano di essere temperati perché ruotando qui la punta esce fuori, quindi non hanno bisogno di temperamatite. Tenuta ovviamente un po' più alta, leggermente più alta di quello che potrebbe essere un gloss, però diciamo la consistenza è più interessante sicuramente di quella di un gloss, almeno per quanto per quelli che sono i miei gusti, perché questi matitoni hanno sempre un po' una via di mezzo come consistenza tra quello che è un balsamo per labbra e un gloss, e anche se non sono poi ultra scriventi come un rossetto, come i rossetti, diciamo che matitoni con la stessissima scrivenza di un gloss, forse solo i matitoni della Pupa, quelli glossy lips, che però adesso non si trovano più. E quindi questo, vi faccio lo swatch velocissimo, eccolo qui, questo è un bellissimo rosa fragola, di quelli proprio come piacciono a me. Adesso di qua si vede molto 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 fucsia, però sulle labbra è abbastanza, diciamo, abbastanza è un po' più tenue e portabile, e però diciamo mediamente pigmentato, ecco, eccolo qua. E ok, bene, questi erano i miei acquisti. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto, alla prossima, ciao.